terza vittoria del campionato. Sei soddisfatto di questo risultato? Beh, diciamo che per come è poi arrivato, no. Dobbiamo tranquillamente chiuderla 3-1, avremmo dovuto chiudere 3-1, purtroppo il quarto set siamo entrate molto appagate e molli. Sono partito appositamente in P2 in quella situazione lì per portare subito Rossi in battuta. Avevamo il vantaggio tattico che c'era il muro basso con il palleggiatore a posto 4, quindi soluzione molto semplice da risolvere e siamo andati in difficoltà e si sono portati subito sul 4-0. Ho dovuto chiamare tempo e poi siamo riusciti a cambiare palla. Questo svantaggio l'abbiamo leggermente recuperato, poi a metà set, sempre nel quarto, abbiamo mollato ancora una fase e abbiamo preso ancora 3-4 punti, alla fine abbiamo chiuso comunque a 20, quindi c'è stato un certo recupero che è stato di buon presagio per l'ultimo set. In quel set lì in particolar modo ho tolto il palleggio di Rossi che mi sembrava un po' out, ho messo dentro Di Giulio, ho fatto riposare Rossi e Di Giulio vuol dire che ha lavorato bene, quindi sotto quell'aspetto che sono contento. Quindi il risultato, beh, 3 vittorie su 7, diciamo che siamo quasi al 50%, vediamo la prossima se andiamo a migliorare questo range. A livello tecnico hai visto qualche miglioramento delle ragazze? Allora, a livello tecnico siamo calati in battuta, non abbiamo tenuto una buona continuità a parte il terzo set che abbiamo vinto anche bene, ma soprattutto dovuto alla continuità in battuta, poi il resto in battuta abbiamo molto faticato. Ed è conseguenza comunque del lavoro che non abbiamo fatto questa settimana qui ho mollato un po' su quell'aspetto lì perché abbiamo lavorato molto di più su questa di attacco, mentre in attacco devo dire che finalmente rivedo le ragazze attaccare forte, hanno aumentato il range della rincorsa e questo si è visto, quindi su questo aspetto bene. In ricezione abbiamo pagato a mio avviso molto Bertoletti che ritardava un po' a interpretare la traiettoria, mentre poi quando è entrata Salvetti questo problema si è un po' risolto. Quindi tendenzialmente diciamo che praticamente ci sono stati alcuni aspetti buoni, altri meno. A muro si è iniziato a migliorare, inizialmente abbiamo sofferto molto al numero 3, una giocatrice molto abile che aspettava di vedere il muro e adattava il colpo in funzione del muro, non era facile murarla, poi pian piano si è riusciti a sistemare il tempo del muro, quindi ritardandolo molto, togliendo le mani dalla vista dell'attaccante e lei nel terzo set era in crisi totalmente, questo grazie alla nostra evoluzione. E tatticamente cosa puoi dirci? Tatticamente abbiamo fatto dei lavori con i palleggi che si abituassero a sviluppare il contrattacco sul muro della squadra opposta e devo dire che Rossana fa molta fatica ad applicare questa cosa qua. Gli è stato più volte richiesto delle soluzioni sul muro basso che era il palleggio e inevitabilmente andava a cercare delle soluzioni diverse. Quindi sotto questo aspetto qua gli ho detto poi fine partita che deve pian piano uscire dalla mentalità del giovanile dove è più libero di fare delle cose, anche perché qui le squadre ti studiano, loro sanno già le caratteristiche del palleggio, quindi si è ostinato un paio di volte a buttargli la palla di seconda intenzione e questa mi ha sempre presa quando avevamo comunque un punto debole del loro muro in posto per il nostro attacco in posto 4 e lei questa cosa qua non me l'ha portato dentro. Quindi c'è da lavorare sotto questo aspetto qua. Poi il resto tatticamente abbiamo allora loro avevano la caratteristica di utilizzare poche centrali, quelle poche palle che attaccavano in centro non erano palle tirate forti e chiuse, ma erano palle spinte verso posto 5. Pertanto dovevamo occupare quello spazio lì
abbiamo chiesto al posto 6, ai lati, di andare a fare un passo verso il posto 5, quando il pareggiatore alzava sulle palle credibili al primo tempo, e Marinoni l'ha seguito bene, mentre Migliotti, quindi su questa cosa qua, ha dormito molto. L'altro aspetto tattico critico sull'altra squadra era che l'attaccante S2 numero 4 su palle un po' brutte andava a colpire molto alto, scavalcare il muro in posto 6 a giro, e anche lì abbiamo adattato tatticamente delle situazioni. Quindi diciamo che incominciano ad abituarsi a vivere la partita e adattare il modo difensivo in funzione delle caratteristiche degli attaccanti avversari. E di conseguenza di in parte migliorare, per quanto riguarda i palleggi invece dobbiamo ancora sviluppare molto la crescita.